tutti, oggi una bella ricettina originale, io la uso spesso per accompagnare le mie grigliate estive e si tratta di un mais croccante fatto con peperoncino, perché è anche piccante, e la paprika nelle sue varie sfaccettature. Passiamo adesso ad elencare gli ingredienti per questo contorno. Occorrono 400 g di mais già lessato, questo è un mais cotto a vapore. Poi occorre un cucchiaino colmo di paprika dolce, un cucchiaino di paprika affumicata e mezzo cucchiaino di paprika piccante, mezzo perché questa è già piccante, in più serve anche un peperoncino e 40 g di burro. Adesso, come prima cosa, andiamo a scaldare la padella. La padella deve essere già calda quando mettiamo le spezie. Quindi, prima del burro, mettiamo le nostre spezie nella padella calda a farle prendere il loro sapore, giusto a tostare un attimo. Tutte e tre insieme. Vedete, adesso che si sta tostando, non bruciando, mi raccomando, si deve solo tostare qualche minuto, lo sentite perché sale proprio il profumo. Mettiamo il nostro burro. E quando è sciolto aggiungiamo il peperoncino. Togliamo gli occhi. È un contorno un po' insolito, ma vi assicuro che è una bontà. Infatti quando faccio le grigliate con gli amici così me lo chiedono tutti quanti. Aggiungiamo adesso il nostro peperoncino. Io ho il peperoncino secco, ne metto due. Il peperoncino va a piacere, a gusto, se lo volete più o meno piccante. Però tenete presente che qua dentro c'è già la paprika. Poi aggiungiamo adesso, quando il burro si è fatto tutto così, questo colore nocciolino, il nostro mais. Aggiungiamo a un ingrediente che non vi ho detto, il sale. È un contrasto di sapori perché il mais è il dolce, il piccante, l'affumicato della paprika e la dolcezza anche, perché c'è sempre la luce che è quella affumicata piccante, e un sale e un po' di sale. Girate. In pratica dovete farlo tostare a fiamma vivace finché si formerà proprio una crosticina che potete pure grattare dalla padella, e quella è una bontà divina. Potete usare anche questo contorno se preparate qualche cenetta messicana. Adesso lasciate così che si asciughi e si faccia un po' croccante per qualche minuto. Ci vorrà 5-8 minuti. Vedete che si sta formando questa crosticina? Questa è quella che dicevo, vedete? Guarda. Guardate, quando arriva a questo punto, vedete, è quasi pronta, perché si fa proprio, la dovete lasciare così, lo dovete lasciare così, il mais un attimo così, sempre con la fiamma alta, vedete, che inizia a farsi tutta questa crosticina sopra, ed è fantastico, viene tipo, non è bruciacchiato, è proprio il... sono proprio le spezie con il burro a contatto, poi la reazione che fa col mais. Il mio mais croccante, vedete, pronto, lo metto in una bella ciotolina. In tutto ci vogliono, con la padella calda e tutto quanto come vi ho detto, ci vogliono all'incirca 10-15 minuti, non di più. Vedete, raccogliete tutto, vedete? Bellissimo e buonissimo. E adesso me ne vado in terrazza ad accompagnare la mia grigliata. Ciao, alla prossima!